confronto diretto tra Jane Alexander e il fidanzato, ormai ex. Gianmarco Amicarelli non c'è ancora stato da quando l'attrice ha dimostrato di avere ormai un altro interesse sentimentale nei confronti di Elia Fongaro, come lei concorrente del Grande Fratello VIP, e in attesa di un faccia a faccia chiarificatore. Il ragazzo, classe 1981, chitarrista e compositore musicale indipendente, ha deciso di parlare per la prima volta in TV di quanto avvenuto nella casa, scegliendo il salotto domenicale di Barbara D'Urso per dire la sua sul triangolo amoroso di cui involontariamente si è trovato a far parte. Per Gianmarco vedere Jane con un altro è stato uno shock. Non avrei mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere. Fino a 3 settimane fa era tutto perfetto. Parlavamo della casa nuova, del futuro, della vita insieme, ha spiegato Gianmarco, che ha dovuto assistere alla nascita di un rapporto tutt'altro che amicale tra Jane ed Elia davanti alle telecamere. Dopo che le ho chiesto di sposarmi col megafono, fuori dai muri del Grande Fratello, in tutta risposta ho visto che mi stava tradendo. È stata la cosa che più mi ha fatto soffrire in vita mia. Ha ammesso ancora Amicarelli, ammettendo di non aver mai avuto il sentore che la sua fidanzata fosse in crisi prima dell'inizio del GFD. Il fidanzato di Jane Alexander parla di Elia Fongaro. A proposito dell'ex velino di Striscia con cui Jane ha iniziato una storia, Elia non è nemmeno il genere di ragazzo che piace a lei. Io non ce l'ho con Elia, ce l'ho sicuramente più con lei, che avrebbe dovuto mettere dei paletti, ha affermato Gianmarco. Elia ha detto che la sta aspettando, anche io la sto aspettando. Se lei mi chiedesse perdono, comunicherei solo a lei la mia decisione. Jane è la persona che mi ha fatto soffrire di più nella vita. Ho una lista lunghissima di cose da dirle. Mi ha deluso, non me lo aspettavo. Non è la Jane che ho amato e con cui ho preso una casa insieme, ha concluso Amicarelli. Insomma, un confronto tra i due pare proprio necessario. E chissà se non avverrà anche stavolta davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP.